Ci colleghiamo ancora con il Veneto, avete visto in questa serata Veneto Friuli, ancora Veneto, abbiamo Antonio Bertoncello, Partito Democratico a Porto Gruaro, prego. Antonio Bertoncello, ex sindaco di Porto Gruaro, grazie per essere intervenuto, le volevo un attimo rispondere a quello che ha detto l'ex presidente del Consiglio di Porto Gruaro, Pietro Rambuschi, che ha parlato bene del periodo di commissariamento. Innanzitutto le volevo chiedere se condivide almeno in parte qualcosa detto da Rambuschi oppure se sia tutto da bocciare. Ma io intanto voglio fare una precisazione. Il commissario prefettizio, come in tutti i comuni, vedi San Michele in questo periodo, è un funzionario dello Stato che per opportunità anche svolge funzioni di ordinaria amministrazione. Il fatto che il comune di Porto Gruaro oggi si trovi di fronte a scadenze inderogabili importanti fa mancare il fatto che ci sia un sindaco il peso che ha la città di Porto Gruaro. Vogliamo fare alcuni esempi. Il problema dell'acquedotto dell'Attoi è un fatto dove non può essere rappresentato un commissario ma deve essere presentato dalla politica. Vogliamo parlare dell'ospedale? C'è dibattito sull'ospedale nuovo, il comune di Porto Gruaro è assente. Vogliamo parlare del consorzio di bonifica? E il comune di Porto Gruaro è assente. Vogliamo parlare del teatro? Sebbene il portoguarese ha vinto le elezioni. Esattamente. Ho detto che Porto Gruaro rischia di essere una frazione di San Donà. E se prendiamo il piano delle opere pubbliche della provincia di Venezia, se stiamo valutando l'atteggiamento che la provincia di Venezia ha nei confronti dell'Istituto Musicale Santa Cecilia, se stiamo verificando cosa la regione... L'Istituto Santa Cecilia, mi scusi, ha 360.000 euro di debiti. Innanzitutto è fuorviante e strumentale parlare di 360.000 euro di buco. Sono 360, ma vanno motivati, nel senso che a marzo è stata presa una decisione di continuare sulle stesse attività del passato, sono venute a mancare le sponsorizzazioni, il comune di Porto Gruaro ha le risorse e sono a bilancio. Molto importante ed esplosiva la linea alla redazione centrale.